Buongiorno a tutti. Ragazzi, anzi, buon pomeriggio. Oggi in questa diretta non sarò da sola, infatti sto per invitare una ragazza che si chiama Valeria e che ci parlerà della sua prova orale per il concorso della scuola secondaria. Adesso la invito. Allora. Instagram collabora, collabori. Ecco, entrare. Intanto buon pomeriggio a tutti. Scusate, ho fatto qualche minuto di ritardo. Ciao. Ciao, Kate. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, Come ciao a stai? tutte e tutti. Sicuramente più tranquilla, però già in ansia per il prossimo, perché Oh, adesso mamma. proverò pure per le superiori, ovviamente. Quindi va bene, è normale, è il periodo. Vai, presentati. Va bene, io sono Valeria Capobianco, ho 25 anni appena compiuti, una neolaureata in scienze storiche a Potenza a luglio scorso, e quindi mi reputo sicuramente una ragazza fortunata perché posso avere già la possibilità di fare un concorso, ecco, a pochi mesi dalla laurea, ecco, sicuramente. Eh beh. E hai fatto la prova orale della classe di concorso A022, Sì, giusto? quindi italiano, storia e geografia per la scuola media e, In che regione? per la Basilicata con la commissione però in Molise. Quindi ho fatto anche un viaggetto. Non è semplice muoversi nel sud, per chi è del sud lo sa, quindi ovviamente mi è convenuto andare già dal giorno prima, così ho anche pescato la traccia di persona. Sicuramente è stato meglio così, ecco. Non consiglio di fare il viaggio il giorno stesso, sicuramente perché perdi Vabbè, tempo e poi arrivi sì. ancora Come più stanco, quindi non lo consiglio. hai vissuto le 24 ore fatidiche? Allora, diciamo che è stato un po' come preparare gli esami. La mia ansia era maggiore all'inizio quando non sapevo da cosa partire. All'inizio, che cosa ripeto? Il programma è enorme, per l'A22 è veramente enorme. E poi ci sono cose di geografia che hai dimenticato proprio che esistano, perché sono definizioni di fiumi, montagne, colline, pianure, vabbè. E quindi lì io 2 giorni prima più o meno dell'orale ho preso un libro della mia, sostanzialmente 10 anni fa, e ho cercato di ripetere almeno le definizioni generali. Perché la prima cosa che dovete fare è cercare di capire cosa chiede la vostra commissione, le domande disciplinari che escono nella vostra commissione. Anche in questo sono stata fortunata perché in Molise erano abbastanza generali. Comunque si riusciva a parlare, di portarsi il discorso un po' dove meglio riuscivi ad andare. Quindi ci vuole anche in questo fortuna, ovviamente. Purtroppo non tutte le commissioni danno la possibilità di dare il meglio, ecco, questa è una cosa sicura. Quindi le 24 ore prima, in realtà adrenalina, però l'ansia brutta l'avevo già, diciamo, digerita, Ok. metabolizzata. Quindi, man mano che il PowerPoint prendeva forma, la ripetizione aveva più o meno un senso generale, e poi vi consiglio, se riuscite, di vedere almeno una prova. Io ho avuto il coraggio di pescare la traccia e fermarmi a vedere la prova. Mamma mia. Ci vuole coraggio anche in questo. Però era impossibile perché la mattina non c'erano esami nella mia commissione, quindi ho dovuto per forza vederla subito dopo l'estrazione. E non ti ha Però è servita. spaventato? Non ti ha Come? spaventata? Allora no, perché in realtà sembrava quasi un esame di Stato. Questa cosa mi ha un attimo destabilizzata. Perché a noi avevamo, nel senso che c'era questo tavolo con le commissarie dietro, la ragazza seduta con il PowerPoint, quindi certo, e noi seduti sulle sedie dietro. A un certo punto ho detto, oddio, sembra un déjà vu dell'esame di Stato. Poi ovviamente è tutto molto più. Le domande sono diverse, ti mette tutto ansia, ovviamente. Però come atmosfera, inizialmente ho detto, oddio, sembra l'esame di Stato. L'esame che ho visto comunque era positivo, quindi anche questo mi ha tranquillizzata. La ragazza era preparata, l'esame è stato veloce, perché lei ha fatto una presentazione che andava proprio dritto al sodo, quindi non c'erano tutti gli obiettivi all'inizio. Io invece ne ho fatto una un po' più completa, anche seguendo le tue indicazioni. In realtà,
La commissione molto spesso vuole che vai dritto al sodo, però secondo me almeno far vedere che hai visto gli obiettivi, tutte le indicazioni nazionali, l'agenda 2030, tutto ciò che può essere insomma utile. Io in realtà ho messo anche che cos'è il docente competente, tratto proprio dal contratto nazionale, giusto per far vedere che sai, che cos'è quello che ti aspetta il mondo della scuola sostanzialmente. Poi è ovvio che non dici tutte le slide, però fai vedere che ti sai collocare, ecco. E poi le domande disciplinari anche a lei erano capitate abbastanza fattibili, quindi anche questo mi ha tranquillizzato. Inglese, beh, quello è un altro discorso, ovviamente, anche lì ogni commissione si gestisce a suo modo. La nostra prof parlava a voce bassa, primo problema. Secondo problema, si capiva tutto ciò che diceva, ma non si capiva il senso, cioè si perdeva nei suoi discorsi molto spesso e chiedeva quasi sempre le metodologie. Quindi anche qui fondamentale il file di Giulia, la ragazza che anche tu ci avevi consigliato. E poi vabbè, vi posso raccontare poi nel concreto che cosa ho fatto nella mia, Vai, che se volete. traccia hai estratto? Allora, la mia traccia forse è la migliore che potesse capitarmi, nel senso che io non avevo idee, dicevo, capitasse quello che capita, mi affido totalmente alla fortuna, forse anche un po' alla provvidenza. Non dico voglio grammatica, voglio italiano, no, non ho fatto neanche prove, ho detto quello che esce ci prendiamo. Ok. E alla fine è uscita storia. Storia contemporanea, già questo ottimo perché io ho fatto la tesi storia contemporanea, quindi era un po' a mio favore, però la traccia era proprio ricca di stimoli ed era il miracolo economico italiano nel secondo dopoguerra. Quando l'ho estratta, non capivo niente in quel momento. Ho fatto anche una figuraccia perché dovevo aprire con il tagliacarta la busta. In quel momento, oddio, non so come si apre. La commissaria si è messa dietro e ha fatto, vabbè, l'ansia. Vabbè, Vabbè, sì, normale, scusate. l'annullamento di tutte le... Abbiamo iniziato col botto. Poi ho aperto sta benedetta busta, l'ho presa, l'ho dovuta scrivere su un foglio, mettere la mia firma. Poi ho realizzato che era la mia traccia. Ho detto ok, a posto. E ho detto vabbè, adesso vediamoci l'esame della ragazza, così almeno faccio un'idea di com'è e poi iniziamo a pensare. Visto l'esame, sono uscita fuori e i ragazzi erano la maggior parte abbastanza giovani, devo dire. Tutti che mi chiedevano, ora che cosa ti è uscito, che cosa ti è uscito? E iniziavano a dirmi, ah, il piano Marshall, ah, sì, così, colà. E io pure iniziavo ad avere una serie di reminiscenze, no, dell'esame di storia contemporanea. E mi sono tranquillizzata, più o meno, perché almeno era una cosa che aveva senso. Non Ok. era una cosa tanto strana. In generale tutte le tracce erano abbastanza fattibili. A volte un po' più difficili, per esempio, un mio amico ha beccato geopolitica, i conflitti. Io là sarei morto, no? Brutto, però va bene. E lui è andato benissimo. Infatti, io gli ho detto: secondo me la traccia adatta a te, non ti preoccupare, andrà bene. E infatti è andata bene perché, in effetti, lui se la cava in quell'ambito. Quindi, poi alla fine, la provvidenza, secondo me, aiuta un pochino. E quindi, arrivata a lì nel B&B ero stanca un po' per il viaggio, un po' perché a me la tensione sale e poi inizia a scendere, no? Quindi, visto la traccia, capito che era una cosa abbastanza fattibile, è iniziata a scendere e quindi mi è arrivato il mal di testa. Ho detto ok, adesso mi calmo e poi iniziamo. Quindi è passata forse un'oretta, anche perché avevo visto pure la prova prima di me, quindi ho iniziato forse alle 4, avevo estratto alle 2 e mezza il tempo di andare, eccetera, eccetera, alle 4 forse ho iniziato, e ho iniziato a raccogliere stimoli. Se potete, mandate la traccia ad amici, magari a persone che la insegnano, ovviamente, e quindi avevo una marea di stimoli, perché il boom economico effettivamente si collegava con tutto. Geografia sicuramente, quindi ho inserito, come la sono giocata, perché io ho fatto un Erasmus in Argentina di recente. Allora, volevo inserirla per forza questa cosa, infatti avevo messo un'alumna in classe, italo-argentina, quindi a prescindere avrei voluto mettere in mezzo questa cosa. Quindi se avete la possibilità di parlare di qualcosa che avete vissuto, cercate di inserirla, perché magari loro poi si incuriosiscono e vi chiedono proprio, ah, ma questa cosa l'hai già fatta, come state in classe, eccetera. Nel mio caso era un'esperienza formativa comunque, quindi ho detto cerchiamo di inserirla. E l'Argentina ci è centrata alla fine, perché nel boom economico c'è un cambio di direzione dei flussi migratori. Invece di andare dall'Italia verso l'America e l'Argentina, si va dal sud Italia al nord Italia. E quindi me la sono giocata così.
Poi, letteratura italiana, ovviamente si poteva facilmente inserire o con Calvino o con Pasolini. Io ho preso il libro di mia cugina, in realtà digitale. Se riuscite ad averli digitale, meglio, perché io avevo una caterva di libri miei, quelli invece di mia cugina in digitale, almeno questo, perché non sapevo più dove metterli. Soprattutto perché devi viaggiare, magari. Esatto, almeno viaggiavo in macchina, per fortuna. I libri ovviamente più recenti ti possono aiutare di più perché parlano proprio di compito autentico, di cose che sui miei libri non credo che ci siano, sinceramente. Quindi ho preso il libro di italiano anche di terza media e ho visto che c'era un brano di Pasolini abbastanza fattibile in terza media, perché altrimenti l'autore è complicato. Infatti l'ho detto alla commissione. Ho detto è un autore complesso, però questo brano proposto da questo libro propone una tematica che secondo me si può affrontare in terza media. E infatti la professoressa di italiano annuiva, era soddisfatta. Ok. Poi ho pensato a educazione civica e ho fatto passaggio da mass media a social media, perché lì c'è l'esplosione della TV in ogni casa, però adesso il ragazzo più che la TV segue tutto sui Social. social, quindi ci sta questo discorso. E poi inglese, non sapevo bene che cosa metterci? Poi ho trovato uno stimolo, il fatto che Martin Luther King nel suo discorso I Have a Dream nomina l'American Dream, il sogno americano. E quindi l'ho messo così, perché c'era Martin Luther King che lo nomina, il sogno americano. E poi che cosa ho inserito più? Già mi sfugge. Meno male che ce l'ho qua davanti. No, ok, a posto. Erano tutte queste qua. Sì, a posto. Quindi queste le ho solo nominate, ovviamente, non è che poi mi sono messa a fare gli obiettivi, cioè si potrebbe fare ovviamente gli obiettivi per ogni disciplina che scegli, però io ho solo ipotizzato che si potevano fare questi collegamenti interdisciplinari, perché mi sono focalizzata molto invece sugli obiettivi proprio di storia, quindi partendo dalla progettazione per competenze, documento europeo, documento italiano, Agenda 2030. Focus su che cos'è la competenza, quindi conoscenza, abilità, competenza. Ho fatto un piccolo discorso così. A un certo punto gli ho detto: potremmo dire che le competenze sono ciò che ti resta quando dimentichi ciò che hai imparato, citando Skinner, Salvemini, Eco. Eppure la professoressa era felice perché gli ho detto: alla fine è proprio l'approccio che il ragazzo deve avere diverso sulla vita, no? Grazie a quello che ha preso a scuola. Quindi, così, quello che se avete una cosa originale da aggiungere, perché no, fatelo. E poi, prese in mano le indicazioni nazionali, scegliete qualcosa, non mettete tutto perché sennò è infinito. Ho scelto alcuni dei traguardi, alcuni obiettivi specifici di apprendimento. Poi, gli obiettivi formativi, questi qua sono interessanti perché sono quelli che teoricamente il docente o i dipartimenti del collegio docente devono scegliere autonomamente a partire appunto da quelli delle indicazioni nazionali. Quindi gli ho detto questa cosa, questa premessa per fargli capire, lo so che non ho la pappa pronta, ma devo capire io come giocarmela. E quindi questi, cercate di prenderli un po' sul libro se ci sono, se no un po' intuito, diciamo. Io ci ho messo sicuramente analizzare criticamente gli aspetti positivi e negativi del miracolo economico, perché è proprio quello su cui volevo giocarmela. Il fatto che è la rinascita, il boom, il miracolo, però ci sono anche gli aspetti negativi e questo stimola il pensiero critico. E infatti quella d'inglese poi mi ha chiesto in inglese, e tu come lo fai sviluppare il pensiero critico? E abbiamo fatto una specie di dialogo così su debate, eccetera. Poi ho cercato di spiegarle che c'era una differenza tra metodo e metodologie, perché effettivamente il debate è una metodologia. Vabbè, insomma, abbiamo cercato così. Lei era un po' perplessa, poi ha fatto: ah, sì, va bene. Contenta da lei, va bene. E poi mediazione didattica, ovviamente, quindi tutto quello che ci siamo detti noi, il fatto che devi mettere un po' un sociocostruttivismo, costruttivismo, qualcosa che faccia capire che hai anche un minimo di competenza pedagogica. E poi vai giù con tutta la LIM, il tablet, eccetera, eccetera. Io ho pensato anche alle uscite didattiche, perché in Basilicata abbiamo due mete possibili che c'entravano con questo tema. La prima è lo stabilimento della Fiat a Melfi, perché la Fiat 500 che nasce nel boom economico diventa il simbolo del miracolo economico e quindi ho detto lì porto a fare la gita là. E l'altra è il Centro Olio Valdagri a Viggiano, perché durante il boom economico nasce l'ENI, la GIP diventa ENI Ah, e ecco. quindi sono riuscita così a metterci in mezzo pure la Basilicata. Vai, top, Sì, centralità del territorio, vai, vai. Perfetto.
Perché gli ho detto è importante che il ragazzo riesca a contestualizzare la storia del suo territorio a livello nazionale e mondiale in questo caso, quindi a Perfetto. pennello. Oh, quando si dice che le cose calzano, Poi metodologie e mediatori, questi me li ero preparati prima, cioè avevo pensato a cosa mi piacerebbe usare ipoteticamente così e poi sono riuscita effettivamente a usarli per fortuna e ve li racconto tra un attimo. Poi ho messo i prerequisiti, ovviamente, qui se volete ci mettete pure la valutazione diagnostica, volendo, sarebbe carina come cosa mettercela. Che cosa è successo nei prerequisiti? Capacità di priorizzare, vabbè, analisi critica, va bene, concetto di capitalismo, vabbè, perché giustamente la società di consumo. Vabbè, Poi certo. io qua sono stata assurda perché essendo appunto argomento così basso, pieno di stimoli e tutto, essendo in terza media, ho pensato ci mettiamo solo il piano Marshall e le teorie di Keynes, però solo il focus sul fatto che ci sono i finanziamenti dall'America e i finanziamenti dello Stato per le industrie del territorio. Ok. Molto semplice, perché sennò il ragazzo inizia non, cioè non capisce più niente se tu inizi a parlare di tutto ciò che è successo in quel periodo, durante la guerra fredda, eccetera, eccetera. E poi che cosa succede in Italia? In Italia c'è la seconda generazione della DC, della Democrazia Cristiana, e qua mi sono giocata l'altro asso nella manica, l'Azione Cattolica. Tra l'altro io ho fatto la tesi sull'Azione Cattolica, quindi anche questa gliel'ho buttata lì e gli ho detto, non perché sono di parte, però effettivamente i ragazzi di oggi, alcuni ancora magari fanno parte dell'Azione Cattolica, comunque frequentano la parrocchia, eccetera. Può essere interessante sapere che anche queste associazioni a livello cattolico hanno contribuito a far nascere poi, insomma, il governo dell'epoca, no? E quindi così proposto. E poi ho fatto semplicemente tre fasi, quindi il preambolo sembrava lungo, però io ho detto alla commissione, se volete, insomma, io vi faccio la panoramica perché cioè, so che non devo dire tutto ciò che c'è. Però Quindi ho cercato di parlare loro. A un certo punto ho detto: vabbè, sì, vai, parla. Io, tra l'altro, parlavo, come hai detto tu, a macchinetta perché quando c'è l'ansia mi inizio a parlare. A un certo punto mi stavo proprio affogando. Infatti, mi hanno dato l'acqua, un'ansia, cioè la voce che tremava. Vabbè, terribile come esposizione, terribile. Però purtroppo so che quando sto in ansia non ce la faccio. ma ci L'importante è sta. che fai capire che sai quello che sai. E che comunque sei anche appassionato, perché se stai così in ansia è perché ci tieni davvero, no? Quindi alla fine non importa, capisco, no? Quindi fase 1, brainstorming di botto, cosa significa boomer? La commissione perplessa. Alcune non capivano, c'era qualcuno che diceva, ah sì, qualcuno che guardava, che io ho spiegato, no, boomer nello slang giovanile per indicare gli adulti che insomma cercano di usare i social a volte, insomma così in modo affettuoso alla fine noi diciamo così, e lì la presidente mi ha fatto la battuta, ah, quindi questo è un complimento nei nostri confronti, vabbè, ghiaccio, Vabbè, dai, almeno si ghiaccio, ammorbidisce l'atmosfera. Ti e lei fa, no, no, ma ovviamente scherzo, io che stavo morendo, credo. vabbè. Quindi da lì parte, io ce l'ho messa, la lezione dialogata partecipata, perché ho detto, secondo me, è comunque fondamentale perché è da lì che tu stimoli poi il tutto, aiutando, cioè rendendola più accattivante grazie a tutte le metodologie. Però se tu non fai questo benedetto dialogo, il ragazzo non è che può capire tutto coccaut, cioè secondo me No, è certo. fondamentale che ci deve essere quel momento lì in cui il ragazzo pure che si annoia, però deve pure abituarsi perché sennò al liceo come ci arriva? Certo. Fondamentale, credo. E quindi poi ho pensato di mettere già dal punto di partenza l'approccio dell'autovalutazione, perché a fine lezione mi avrei pensato a una nuvola di parola con una delle tante applicazioni per fare le nuvole di parola. Per valutare l'attività del brainstorming, perché in realtà il brainstorming prevede anche questo, che tu dopo la fase verde, la fase rossa, fai anche la valutazione di come è andato per capire appunto cosa si può migliorare, eccetera, eccetera. E quindi a posto, piaceva, diciamo che erano attente, quindi questo anche ti vedere le loro facce, insomma, ti fa capire se devi muoverti oppure no, perché spesso capitava che io, vabbè, io sono pazza perché ho visto un po' tutti gli esami prima di me, ma perché sono abituata così. Cioè, per me vedere gli altri mi aiuta a capire anche io come sono messa, no? E anche a capire ovviamente come si muove la commissione, e anche perché le domande che uscivano non capitavano più a me. Quindi iniziavo a scartare, ok, questa è uscita, questa è uscita. E poi,
Quindi, fase 2, ho pensato di partire con un Kahoot per riepilogare la lezione precedente, perché sennò il ragazzo si perde, si è già dimenticato tutto di quello che abbiamo detto la volta prima. Nuova lezione frontale dialogata, in cui andiamo al clou. Quali sono le luci e le ombre di questo famoso miracolo economico? Poi ovviamente avevo anche specificato che nella lezione dialogata del giorno prima avrei detto che lo chiamiamo miracolo, ma non si può dire che è un miracolo, devi spiegare che ci sono motivazioni socio-economiche, psicologiche, eccetera, eccetera, perché cioè, non è banale se lo chiami solo miracolo economico, Certo. anche se di terza media lo deve sapere che non è che è stato così la mano dal cielo. E quindi quali sono queste luci ed ombre? La Fiat, l'ENI, le TV in ogni casa, il sogno americano, globalizzazione, il maestro Manzi, quello che è uscito da alcuni di voi. Ricordo. Benissimo. Il tempo libero, il fatto che con l'aumento dei salari c'è voglia di viaggiare, scoprire il mondo e dimenticarsi della guerra. Qual è però il lato negativo? Che nel momento in cui gli operai e i contadini dal sud, poverini, che molti erano ancora analfabeti, che erano spesati perché dai paesini piccoli del sud andavano nelle grandi città del nord, arrivavano lì e venivano ghettizzati. C'erano tutta una serie di questioni di integrazione che non funzionavano, e quindi qui si collegava il discorso di Pasolini, sostanzialmente, che descrive le brigate romane. E quindi che cosa avevo pensato di fare? Un role playing su questo, sulle luci ed ombre. Quindi si dividevano in gruppi da una parte del sud, da una parte del nord, e poi scambiavano i ruoli per simulare appunto le dinamiche di integrazione. Dopo aver fatto una ricerca di approfondimento con i loro tablet, vabbè. Ovviamente avevo fatto tutta la premessa all'inizio della scuola, dove stava la scuola, la mia, tra l'altro ho messo la mia scuola media che appartiene a un livello, diciamo, medio-basso socialmente, perché sono quasi tutti operai e alcuni disoccupati, Non cioè, avevi di quindi queste indicazioni nella traccia oppure no, sì? non c'erano. La mia era proprio solo il miracolo economico, punto, senza niente. Sì, Ok. sì, sì, sì. Io ovviamente avevo messo anche, oltre al NAE, avevo messo vari BES. Ah, qua la presidente si era un attimo. Perché quando io ho detto 5 BES, in realtà prima di me, la ragazza prima di me, quando ha detto BES e DSA, ha fatto un po', l'ha detto insieme, ha detto nei BES poi ci sono i DSA. La presidente, l'esame già stava andando come stava andando, era un po' così. La presidente là si è impuntata, ma sono due cose diverse. Allora io, quando sono andata, ho detto, da quello che ho studiato io, nei BES ci sono anche i DSA e poi ovviamente ci sono normative separate. Allora lei ha fatto, va bene, ok, d'accordo. Quindi, se sapete le cose, non abbiate paura di dirlo. Cioè, dite, io l'ho studiato così, sono BES e poi dentro suddividi, ok, con le leggi diverse. E quindi, tutto ciò per dire. Ah, sì, perché appunto la scuola era un livello medio-basso, quindi ci ho messo che i tablet li dà la scuola, così mi sono tolta pure il problema che non avevano i tablet magari a casa. Nella fase 3, il compito autentico, ho pensato di fargli fare un Google Sites. Perché? Perché è semplice da usare, molto intuitivo. E gli ho messo un esempio che ho fatto io all'università, tra l'altro, così per far vedere che so di che cosa parlavo. E potevano scegliere se farlo o su tutte le innovazioni industriali del periodo, oppure sempre sul discorso dell'integrazione. Facendo quindi, non lo so, tipo un blog, comunque insomma, mettevano Olivetti, Fiat, mettevano una foto, una piccola descrizione, oppure per l'integrazione potevano approfondire con Un American a Roma, il film, oppure La canzone di Celentano, Il ragazzo della via Gluck, cose che Bello. diciamo non penso che conoscano e possono essere motivo di confronto magari con i genitori, quindi si crea pure il dialogo intergenerazionale. Perché alcuni dei loro genitori potrebbero essere figli di quel baby boom, magari, insomma, c'era un po' tutto questo discorso anche con la famiglia che si poteva fare. Bello. E basta, in questo punto però ci ho messo il recupero e il potenziamento, non dopo la verifica, l'ho messo qui perché qua siamo, gliel'ho proprio detto, qua siamo ancora durante il viaggio, quindi possiamo capire se c'è qualcosa che possiamo aggiustare prima di mettere il voto, o potenziare, perché giustamente c'è chi non ha bisogno del recupero. Ah, io avevo messo anche il ragazzo gifted, non ve l'ho detto, specificando che a Potenza c'è anche un centro specializzato in questo, quindi cioè, tutto ciò che nominavo cercavo di far capire, non l'ho messo a caso, cioè so che va approfondita, che è una tematica nuova, che sono ancora pochi, però esistono, perché alcuni ancora non sanno proprio dell'esistenza, no?
E quindi poi alla fine la famosa verifica, le griglie, le rubriche, mamma mia, mamma mia. Allora, cosa ho fatto? Qualche giorno prima ho cercato di capire, perché avevo già previsto che quella sera lì non avrei avuto modo di fare queste benedette. No, sono solo 33 slide, ovviamente, non, perché alcune non le dici proprio, alcune le metti là giusto per far vedere che le hai detto, quindi non è che le dici tutte, sono solo 33. Quindi sto fatto qua che stavo dicendo, aspetta, mi sono dimenticato, delle Delle griglie. rubriche. Sì, ho cercato di costruirle prima perché, e le ho fatte più generiche, cioè non ho specificato la materia dentro, quindi per esempio sa usare il linguaggio specifico della disciplina, punto. Poi può essere italiano, storia, geografia, perché altrimenti a me poteva capitare grammatica, letteratura, qualsiasi cosa, quindi nel dubbio ho detto vabbè, la faccio generica. E qui, vabbè, a me non rompevano particolarmente sulle griglie, però so che alcune commissioni invece vogliono andare più nello specifico, ti dicono fammela vedere, eccetera. Quindi ovviamente cercate di anche personalizzarla, non prenderla solo magari da internet. Così io ci ho provato, anche se ovviamente non l'ho mai presa in mano, mai costruita ancora una griglia, una rubrica, quindi è stato più difficile. E poi alla fine l'autovalutazione, un'autobiografia per lo studente che racconta le difficoltà che ha incontrato e come le ha superate. Da parte mia, domande del tipo: li ho motivati, li ho inclusi, punti di forza e debolezza. E bibliografia, se volete, mettetela, cioè, carino che tu fai vedere che ci sono dei libri Certo. di psicologia, pedagogia, quelli di 24 CFU sostanzialmente inserito, e quello di terza media che avevo usato per tenere spunto. Poi alla fine una frase ad effetto, oppure un grazie semplice. Io ho messo una citazione in latino, così non lo so, mi piaceva di più, che sarebbe di Seneca: non apprendiamo per la scuola ma per la vita. E poi basta, insomma, poi si parte con le domande. O prima o dopo, noi l'abbiamo fatto dopo, abbiamo pescato dopo. A noi le hanno fatte aprire nell'ordine in cui le pescavamo, però se eri in difficoltà ti dicevano parti da dove vuoi. E le domande che ho estratto erano le rime e i registri linguistici. Quindi Le due. rime, cosa? Ah sì, almeno erano due, sì. Poi vabbè, c'è anche alcune commissioni danno un foglio ma con cinque domande sopra. Mamma, Quindi a posto. diciamo che anche qui le rime, vabbè, sai che sono baciate, alternate, eccetera, eccetera, quello è un po' mnemonico. Però la prof a quel punto mi fa: oppure possono essere sciolte. Allora là mi si è accesa una lampadina e le ho detto: certo, come nelle traduzioni dei poemi. Al che lei mi fa: ah, ma lei sicuramente ha fatto il classico, in che verso è scritta la Divina Commedia? Quindi, quando parlate, ovviamente dovete essere consapevoli del fatto che potete dare adito a nuove domande. E quindi, Certo. per fortuna, sì, me la sono cavata anche in questa cosa, con gli endecasillabi, perché il discorso da lì che io avevo, diciamo, cacciato, era endecasillabi sciolti, per cui lei mi ha chiesto la Divina Commedia, però là non sono sciolte, ovviamente, c'è la rima. Poi tra l'altro io là ero un attimo confusa perché il mio discorso era le rime, quella mi ha chiesto i versi, quindi lì per lì sono rimasta un attimo così, che stavo pensando alla rima della Divina Commedia. Si sono mischiate due cose insieme, vabbè. Poi, seconda domanda, registri linguistici, qua proprio. Ovviamente la definizione che tu impari a scuola è formale e informale, punto. Poi tutto il resto l'ho inventato al momento con tutto ciò che mi passava per la testa. Dovete fare così, cioè devi cercare di aprire tutti i cassetti che hai nella testa. Ho pensato, prima cosa, al testo argomentativo, quindi al fatto che devi saper usare anche un linguaggio scientifico in determinati contesti, che devi poter usare anche il verbo impersonale, perché appunto non devi dire io penso, ma si pensa, oppure noi pensiamo, quindi te la giochi un po' così. Sul fatto che anche il tempo verbale è diverso, viene usato in diversi generi letterari. Poi ho avuto proprio così un lampo, ho pensato al giornalino d'istituto, sono in terza media, stanno per andare alla scuola superiore, potrebbero incontrare la possibilità di entrare nella redazione. E quindi come si scrive un giornalino? E qua sono proprio soddisfatta perché un'altra tematica che amo tantissimo, il dialetto. Gli ho detto che è anche importante saper parlare il proprio dialetto. E che la Basilicata è un oggetto di studio a livello mondiale perché abbiamo una varietà enorme di dialetti a causa del nostro territorio, che insomma ci dà molte difficoltà di connessione. E
Però insomma, in questo modo, da domande che erano domande normali, insomma, disciplinari, sei riuscita a mettere in mezzo cose vostre, le cose che più conoscete e che riguardano magari il vostro territorio. insomma, è la cosa migliore che potete fare, secondo me. E non si può fare sempre, ovviamente, ci vuole fortuna in questo. Però se riuscite ad avere quella cosa, un lampo di genio, cercate anche di osare nel dirlo, non abbiate paura e cercate poi di difendere poi anche ciò che avete detto. Ho dovuto farlo in alcuni momenti, appunto, come vi dicevo. Ma secondo me è la cosa più importante, cioè tutte queste cose, e adesso sto leggendo, grazie per pa Pierpaolo per il tuo commento, perché vabbè, a volte vengono dette delle cose fuori luogo di cui mi dispiace, però sei riuscita a dimostrare competenza e penso che sia la cosa più importante. Sì. Cioè, l'obiettivo di questa diretta era dire che noi siamo alle prime armi, cioè io e te in primis. E ci vuole sicuramente un po' di creatività, fortuna quella sempre, ma anche un po' di ottimismo, perché è difficile, non è semplice diventare insegnanti. C'è chi prima ha dovuto fare una lunghissima gavetta, nel nostro caso un po' meno. Cioè, tu ovviamente hai potuto fare già prima le supplenze perché la tua università, la tua ex facoltà, vabbè, si chiama dipartimento, quello che è, corso, ecco, corso di laurea, è diverso per noi che siamo aspiranti prof, ancora forse è più complicato per certi punti di vista perché non siamo abilitati, quindi c'è tutta una questione, ecco, che dobbiamo affrontare Però e anche questa quindi. intraprendenza, no? Adesso, cioè, la dobbiamo avere, secondo me. Cioè, non puoi rimanere passivo, perché se rimani passivo, se non provi a metterci del tuo, come dicevi tu prima, quello che mi veniva in mente, secondo me loro ti immaginano in classe in quel momento, per quello che possono fare in quei 20 minuti. E se tu c'hai davanti uno che fa una mummia, dici anche, ma come si relaziona questo con 20-25 studenti? Adesso le classi delle secondarie, non lo so, forse sono anche 28. E poi a conclusione di tutto, la presidente mi ha fatto: ma quindi dove l'hai fatto questo Erasmus? Perché lei pensava l'avessi fatto in una scuola. Cioè, io gli ho detto che era un tirocinio post laurea, ma no. Allora lei mi ha fatto in che scuola? Io ho fatto no, in realtà era il Museo dell'Immigrazione, quindi lei mi ha fatto un po' così, ah ma quindi non ha mai fatto esperienza in classe, non ha mai insegnato. No, non, come facevo? Non c'è stato proprio il tempo di... Però molto spesso lo chiedono, cioè, anzi forse l'ha chiesto a tutti, ha già avuto esperienza, ma non so perché, se era una cosa diciamo a Oh, favore o magari no. hanno un'idea durante l'interrogazione e poi vogliono vedere se la confermi o la smentisci. Magari Sì, avevano può pensato che tu darsi. avessi già avuto esperienza e c'è rimasta un po' quando hai detto di no. Sì. Quindi, ovviamente non voleva essere un'autocelebrazione, era per dare una testimonianza e No, beh, certo. volevo soprattutto dare un approccio, diciamo, anche un po' propositivo, no? Secondo me è importante, al di là dei contenuti, eccetera, eccetera, il tipo di approccio e proprio di modalità di pensiero con cui ci arrivi fa tanto. Quanto è Sì. durato tutto? 35 minuti. Sì, Però. duravano tra i 25 e i 35, non andavano oltre. Alcune commissioni so che entri e ti dicono no, devi parlare solo 10 minuti. Cioè, a noi da bando devi durare massimo 20 per noi della secondaria. Ah, ti Abbiamo un po' hanno di più lasciato rispetto a voi. tutti i 20 minuti per esporre. E in alcuni momenti mi avevano detto di andare un po' più veloce sulla parte degli obiettivi all'inizio. Però per il resto hanno ascoltato tutto. Devi essere elastico, ovviamente, perché c'erano alcuni che continuavano a leggere le diapositive, cosa che loro detestano. Più Certo. volte dicevano: non leggete, non leggete. O comunque vada al sodo, cioè vogliamo capire qual è l'argomento, perché alcuni manco l'argomento hanno detto all'inizio, cioè partivano con tutta la prosopopea del contesto, dei BES, eccetera, eccetera. Una ha fatto un approccio bellissimo perché è partita da Socrate, la maieutica. Quindi il fatto che devi far cacciare da dentro al ragazzo già ciò che sa, ciò che deve diventare, l'eudaimonia, ciò che... cioè la realizzazione, insomma, per essere felice. E niente, l'approccio bellissimo, però poi si è totalmente persa e non andava al concreto e quindi purtroppo Beh, certo. era molto indispettita la commissione. Ed è brutto vedere gli esami così, ecco. Quindi meglio insomma avere già una serie di prospettive davanti, no? Sapere che se parti così e vai troppo così, no,
Una via di mezzo. Io mi unisco ai commenti di complimento che stanno arrivando e ti ringrazio anche per aver voluto intervenire con me. Veramente grazie. Perché Kate, serve grazie a te pure per a me tutto. un approccio del genere oggi, poi tanto, proprio in questa giornata in cui io speravo di ricevere una convocazione, invece sono qui che aspetto ancora. Però un'iniezione così serviva prima di tutto a me, quindi grazie. Dai, mi fa piacere, meno male. E ovviamente io poi sono a disposizione per consigli, eccetera, però come dicevo, non vorrei dare la presentazione perché alla fine io ho preso spunto da ciò che già sta in rete. E poi tocca a ognuno di noi prendere tutto e capire come metterlo insieme. C'è già tutto. Veramente questo è un concorso 4.0, sta tutto su YouTube, su Instagram. Neanche i miei amici, qualcuno ha cercato di chiedermela, però no. No, no, era anche Do quello che tutte le... dicevo io nei video in abbonamento, cioè per Sì, quanto uno possa dare, poi ci dobbiamo mettere del nostro, hai cioè, ragione. alla fine poi tutte le indicazioni le ho dette pure un po' passo passo come ho fatto il procedimento, cosa ci ho messo dentro. Ah, le leggi io le ho messe scritte piccoline o sopra, sotto, tra parentesi, vicino, dove volete. Se serve, tipo a me, quando mi ha messo un po' il ditino lì per dirmi il fatto che debba essere DSA, io ce l'avevo davanti le leggi, quindi se mi aggrediva, io mi difendevo, ce l'avevo proprio davanti, quindi Certo. mettetele, però non nominatele troppo, cioè se è capito che le sapete, allunga il discorso, quindi potrebbe diventare pesante. Poi dipende sempre dalla commissione, la mia non era particolarmente interessata né alle leggi né alla pedagogia. Qualcun altro potrebbe esserlo, voi nel dubbio ve le preparate e poi capite se dovete anche dirle oppure no. No, io anch'io so di commissioni che hanno detto magari, eh no, sulle leggi le abbiamo già valutato allo scritto, adesso andiamo al concreto. E invece altri presidenti che sono molto centrati sulla legislazione, sì, dipende. Ti chiedono che voto hai preso, se ti va di 100. dirlo. 100. Ok, vabbè, non poteva essere altrimenti rispetto al racconto che abbiamo Sì, però sentito, secondo me. la mia gioia, io appena ho finito, sì, un po' me lo immaginavo perché già prima di me i miei amici avevano avuto l'esperienza così col 100, hanno detto anche se fai qualche piccolo errore vedi che lo mettono anche il 100. Però io mi sentivo proprio soddisfatta per quel fatto lì di aver messo il mio, cioè era proprio il coronamento del mio percorso di studi e delle mie esperienze, tra cui anche l'Argentina, cioè c'era tutto. Tra l'altro c'è un mio amico argentino connesso, ho visto, vabbè, io dall'argentino. Bello, cioè se riuscite a metterci ciò che vi appartiene è ottimo. Sì, perché poi alla fine non diventa un esame, diventa il tuo esame, il tuo concorso. Sì, sostanzialmente sì. E adesso io sul secondo concorso non ho grandi aspettative, cioè dico, forse la fortuna, la provvidenza mi ha aiutata adesso il secondo. Non posso pretendere che mi capiti un'altra traccia così bella che mi dà l'opportunità di dare il mio meglio. Però va bene, cioè, anche se va pazienza, nel senso, se uno va bene, uno va Qual è l'altra male, classe di concorso? la A12, praticamente sono le stesse Ah. materie, solo col grado un po' più difficile. Ok. A un certo punto ho pure pensato, ma che lo vado a fa? Cioè, solo che ci penso che devo studiare un'altra volta. Però no, cioè, hai l'opportunità di fare due concorsi, perché no? Fallo. Sì, ma che vada solo 3 punti in GPS. Eh sì, appunto. Anche se mo sto fatto qua che uniscono a 22 a 12, cioè dovrebbe comunque essere doppio Quello punteggio. non lo so, lo scopriremo nel Boh! prossimo aggiornamento. Noi facciamo tutto, non importa. Facciamo tutto nel frattempo, fa esperienza. Va Esatto. bene, grazie Valeria, ti ringrazio di nuovo, Grazie. veramente. Poi dopo riguardo la diretta e vedo tutti i commenti perché non ho visto quasi niente adesso. Va bene. E nel caso vi rispondo, non so, vi scrivo in direct perché ho C'è visto delle qualcuno che domande scrive di adesso. GPS? Qualcuno ha fatto una citazione di Silvana? Aspetta. Ah no, forse dicevo, noi abbiamo detto qualcosa e qualcuno ha scritto cito Silvana. Ah, Ok. Già ci chiedono come ti ok. chiami su Instagram, poi ti trovi tutti i messaggi. Ah, sì, vabbè. Se scrivi il mio nome completo, Valeria Capobianco esce, poi il mio nickname è Vale399. Perché, Ok. vabbè, il 3 per me quando mi sono iscritta era tipo la E greca, al contrario, poiché esistevano già altri nomi simili, ci ho scappato il 3 dentro così.
Va bene, dicono che magari arriverà qualcuno che ti chiederà consiglio, si vorrà confrontare con te. Va bene, a disposizione. Va bene. Grazie mille Valeria di nuovo e buona serata, Grazie, grazie. E in bocca al in bocca lupo. al lupo, Kate. Ciao. Ciao.